Bene signori, buonasera a tutti e ben ritrovati. Benvenuti alla quinta puntata della nostra Trading Academy 2019, targata Purple Trading, con Pietro Pacello che vi parla. 30 gennaio, siamo alla quinta e andiamo a completare sostanzialmente il ciclo basic nella parte, se vogliamo, molto ma molto, ripeto, basilare, quella che ci ha visto per diverse ore confrontarci con l'utilizzo della piattaforma MetaTrader 4, partendo veramente da zero per arrivare poi alle funzioni più avanzate che dovrebbero oramai aver rimesso nelle condizioni di usare con una certa proprietà la piattaforma senza chiaramente incorrere in errori da principianti. Vi ricordo al riguardo che l'intera Academy è sempre registrata, avete un video che va in sostanzialmente, viene salvato in tempo reale e viene depositato nel canale relativo all'Academy, di cui credo abbiate ricevuto il link illo tempore, ma che vi ricondivido. Attraverso questo canale dell'Academy, voi potete in qualunque momento, ovviamente, andare a rivedere le puntate. Questo perché molti di voi chiedono giustamente al support desk, le slide, ma vi ricordo che, a parte le slide, c'è la possibilità di rivedere tutti i video che vengono salvati in tempo reale. Quindi, se vi perdete qualche passaggio o intendete approfondire qualche passaggio, lo potete fare con, direi, più che sufficiente tranquillità. Lo staff di supporto, quindi Marco Martire, e lo staff tecnico, quindi sottoscritto, nelle migliori possibili, cerca di mettervi nelle condizioni di fruire di questa Academy nella maniera minore possibile. E credo che sia da apprezzare lo sforzo di Purple che ha creato appunto, eccola qua, quest'area video all'interno del quale fino ad ora sono state salvate le prime quattro puntate e a brevissimo chiaramente ci sarà salvata anche la quinta. Quindi il link ve l'ho mandato adesso a tutti in chat, fatene tesoro perché magari qualche volta siete in ritardo, avete dei problemi di famiglia, sappiate che potete rivedere il tutto. Mentre parlavo e chiacchieravo, il disclaimer che peraltro è contenuto nelle slide è sempre in bella mostra. Vi ricordo ancora una volta che Marco distribuisce le slide di questa Academy a chiunque ne faccia richiesta. Penso siano già diventate più di un centinaio e se mi rifaccio a precedenti esperienze, chiuderemo con circa 800-900 slide. In buona sostanza un libro di analisi tecnica e di trading operativo. Ricordo ancora che allorquando il ciclo basic sarà terminato, partiremo con quello intermedio ed avanzato, il cui presupposto però sarà essere diventati clienti di Purple Trading con un account reale, quindi non riducetevi eventualmente all'ultimo momento. Grande novità del ciclo avanzato rispetto alle precedenti appunto accademie di trading è che quest'anno io presento anche ufficialmente l'expert advisor sulle divergenze, quindi ce ne saranno di novità, ma di questo vi aggiorneremo a brevissimo, quindi non è sempre la solita Academy, c'è davvero un valore aggiunto in più quest'anno che non sottovaluterei. Detto ciò, andiamo subito in argomento, parliamo di performance e controllo, quindi andiamo a vedere quelle funzioni di default, quindi non dobbiamo crearcele noi, nella MetaTrader 4, che ci permettono di monitorare quello che stiamo facendo. Come ho spesso ripetuto, compito del trader non è solo cercare le migliori opportunità del mercato, ma andare a verificare poi il cammino che sta percorrendo, quindi come sta realizzando la performance, se la sta realizzando, se sta perdendo, perché sta perdendo, e quelle che possono essere a livello anche di matematica e statistica, quelle evidenze più dirette da cui desumere immediatamente che qualcosa non va o che va troppo bene e quindi non è sostenibile, perché c'è anche questo fortuito caso. Io cercherò di rappresentarvi appunto quelle che sono le statistiche che vengono fuori di default dal vostro conto MT4, chiaramente qualunque sia il broker, ma nella fattispecie Purple Trading, e poi vi farò vedere un programma molto diffuso, molto comune fra noi traders, attraverso il quale potete andare a linkare il vostro conto con questo software gratuito e ottenere delle statistiche ancora più approfondite. Quindi parliamo davvero di performance e controllo, in primis di default, quindi in maniera molto basica, come tirar fuori estratti conti e dati, e poi andiamo a vedere un softwareino che vi consiglio di utilizzare, perché vi permetterà di farvi un check-up costante del vostro lavoro.
La prima cosa da vedere è come scaricare un estratto conto. L'estratto conto, voi sapete che il broker ve lo manda ogni sera e poi ve ne arriva uno mensile che è riepilogativo. Prescindendo da questo, magari a volte si ha bisogno di fare una sintesi, una statistica di un particolare periodo di mercato, una particolare situazione, e quindi si vuole creare una sorta di scheda temporale predefinita, perché no, anche settimanale, no? Sarebbe opportuno chiudere ogni settimana a bocce ferme, scaricarsi la settimana come estratto conto e le relative statistiche. È abbastanza semplice perché tutto lo storico di quello che fate o farete, compreso gli ordini cancellati, quindi anche eventuali ordini pendenti o condizionati che poi avete deciso di cancellare, viene registrato in temporale dalla MetaTrader e viene salvato all'interno della stessa. Andremo quindi, come sapete e come vi ricordo, la MetaTrader ha nella parte bassa delle zone di amministrazione, quindi c'è la cosiddetta area terminale, se non ricordo male, tradotta in italiano, eccola qui, l'area terminale. L'area terminale a sua volta, oltre a contenere le operazioni in corso, ha anche la zona dello storico operativo, la vedete, storico operazioni. Se voi volete tirar fuori un estratto conto storico, andrete sulla finestrella storico operazioni e a quel punto vedrete e potrete ordinare lo storico secondo varie voci, potete ordinarlo per data, potete ordinarlo per utili o perdite, potete ordinarlo per commento, insomma, potete dare davvero diversi criteri di ordinamento. Prescindendo dai criteri di ordinamento, è attraverso questo flag, attraverso questa subfinestra che si entra nella contabilità storica della vostra piattaforma, non di quella in tempo reale, non delle operazioni che avete, ma di quelle che avete già chiuso. Ripeto, ribadisco, compreso eventuali ordini pendenti poi cancellati. Entrando in quella sezione, andremo quindi con il tasto destro in un qualunque punto della zona in cui c'è appunto questa reportistica, con il tasto destro in un qualunque punto ci si aprirà un menu a finestra e ci dice già che cosa possiamo chiedergli. Uno storico completo, uno storico degli ultimi 3 mesi, uno storico dell'ultimo mese o addirittura andare a chiedere lo storico di un particolare periodo che va da oltre questi preformattati e che può riguardare appunto una giornata, due, un periodo che andate a settare voi. Quindi è molto semplice, tasto destro su una qualunque strisciata della fase della zona storico operazioni e poi selezionate lo storico che più vi aggrada o preferibilmente che più vi serve. Detto ciò, possiamo, come ho appena mostrato, se non ci piacciono le preselezioni fatte dalla piattaforma, che sono di standard completo 3 mesi mensile, possiamo andare anche a cliccare sul periodo personalizzato. A quel punto ci viene aggiunto lo storico di oggi, degli ultimi 3 giorni e dell'ultima settimana, quindi possiamo preselezionare dei campi già pronti o se preferiamo appunto andare a dire noi le date all'interno del quale, il range di date all'interno del quale far venire fuori le statistiche. Se ad esempio io adesso clicco oggi, la piattaforma immediatamente, vedete, ha caricato le operazioni di oggi e mi dice che sto guadagnando 99 euro. Non ho fatto né depositi né prelievi, ho tirato fuori già il deposito di oggi. Se invece di andare sul deposito di oggi avessi detto gli ultimi 3 giorni, automaticamente li carica, sono già in linea e mi dice che negli ultimi 3 giorni sto guadagnando 760 euro. E così via dicendo e andando avanti. Ovviamente se stiamo perdendo ci verranno fuori anche le minusvalenze. Detto questo, mi faccio guidare dalle slide, quindi abbiamo parlato della possibilità di preselezionare o un arco temporale predefinito dalla piattaforma o a nostro piacimento. Andiamo poi dando l'ok, e come avete visto fare a me, ad estrarre i dati che immediatamente ci vengono poi riverberati nella zona storico operazioni della nostra piattaforma. Questi dati si possono estrarre sia con una data da A, sia appunto con una personalizzazione, sia con i preformattati di cui la piattaforma già ci va a servire. Quando vengono fuori i dati, quindi andando e ritornando sulla piattaforma, ci sono delle informazioni al di là del numero delle operazioni. Quindi vedete, questa è stata la mia ultima 3 giorni di lavoro, tante micro operazioni, ma davvero tante. Chiaramente questo è l'expert advisor sulle divergenze che lavora, quindi non sono tante operazioni in termini di lotti, ma sono diversi processi di monetizzazione, quindi c'è una logica ben precisa per cui gli eseguiti sono così tanti. Prescindendo dalla spiegazione specifica dell'expert, ciò che la piattaforma subito ci fa vedere è il profitto o la perdita, quindi dice che nei 3 giorni che ho selezionato ho
ho guadagnato 760 euro. Questo 760, che ci siano commissioni, quindi un broker SIN, o che ci siano costi derivanti dallo spread, è già in netto a favore del cliente, quindi sono i soldi guadagnati o persi durante il periodo preselezionato. Ci viene detto anche se sono stati fatti nuovi accrediti, quindi se sono entrate somme in piattaforma o se sono state prelevate nuove somme in piattaforma, e ci riporta ancora una volta qui in maniera inequivocabile il risultato di tutte le operazioni chiuse sulla piattaforma stessa. Vi ricordo infatti che la piattaforma ha operazioni chiuse come quelli che vedete, ma anche il floating, quindi il saldo reale di questa mia settimana è: ho guadagnato 760 euro, ma ne ho meno 80 aperte, quindi più o meno sto guadagnando 680 euro sul mercato perché ho un floating in questo momento negativo. Ok? Ma ripeto, ritornando al discorso di storico, è così che viene estratto. Queste slide sono molto, molto dettagliate e vi aiutano con queste frecce, con queste icone, veramente ad eseguire. A provare a seguire passo per passo questo processo di estrazione delle statistiche che vi interessano. Una volta che avete deciso il tipo, l'arco temporale di estrazione di queste statistiche, dovete andare a decidere chiaramente che tipo di report volete dalla piattaforma. La MetaTrader 4 di default, quindi senza caricare software o senza richiedere apporti esterni, presenta due report: il report standard e il report dettagliato. Andiamo subito a vedere in che cosa si differenziano. Rapporto standard, innanzitutto come si ottiene? Ritorniamo sulla nostra piattaforma live, abbiamo estrapolato ad esempio storico completo. Abbiamo estrapolato la nostra operatività da quando il conto è nato, quindi ci sono tutte le operazioni da quando il conto è venuto fuori. Ok? A quel punto possiamo dire di questa reportistica, di tutte queste operazioni che vedete, che sono davvero tantissime, è lo storico totale della piattaforma, compreso i versamenti e i prelievi, di tutte queste operazioni possiamo ottenere due tipi di report. Se clicchiamo ancora una volta con il tasto destro in una qualunque area dei prezzi delle operazioni chiuse, ci viene chiesto dal computer di salvarlo come rapporto. Possiamo salvarlo come rapporto, e in questo caso si intende il rapporto standard, oppure come rapporto dettagliato. Vediamone le differenze. Evidentemente ciò che salveremo come rapporto dettagliato, è sempre lo storico che avremo deciso di preselezionare, quindi di precaricare. Se lo storico completo, come ho fatto io, viverà il rapporto totale da quando è nato il conto, se una piccola parte temporale viverà un rapporto appunto dettagliato di quel particolare periodo. Partiamo col rapporto standard. Che cosa ci dà in buona sostanza? Cliccando col tasto sinistro del mouse, automaticamente il computer va a salvare di default questo rapporto nella vostra MT4, cioè vi salva il rapporto nella directory principale di dove avete installato la MetaTrader 4. Evidentemente, se preferite, potete anche salvarlo altrove, sul desktop o sui documenti, ma sappiate che se non fate nulla, per trovarlo in un secondo momento, lo troverete all'interno della directory principale, della root principale della vostra MT4. Se do salva, mi dice che già esiste perché ce l'ho fatto anche prima, gli dico di sì, lo va a sovrascrivere. Cosa numero due: questo rapporto viene automaticamente poi salvato e, come vedete, aperto sul vostro browser. Io uso Chrome, quindi lo state vedendo in Chrome. Se aveste usato un altro browser, tipo, che so io, quello della Microsoft, non lo uso, non mi ricordo neanche come si chiama, vi avrebbe automaticamente aperto questa pagina. Questa pagina a questo punto è possibile fare un copia e incolla, è possibile fare tutto, magari per riportarsi questi dati su un foglio elettronico e fare delle statistiche. Questo è il rapporto standard. In buona sostanza, vi fa vedere tutto quello che è successo nel conto da quando è nato, compresi i depositi e prelievi, tutte le transazioni, come dire, chiuse sicuramente. Ci arriviamo fra un po', è lunghissimo, eccolo qua. Quindi ad esempio mi dice che da quando ho iniziato su questo conto, come closed profit loss, quindi transazioni chiuse, guadagno 428 euro. E questa è la prima info che mi dà. La seconda info che mi viene data è quella delle operazioni aperte.
Dice, però attento, è vero che guadagni 4,28, ma ne stai perdendo 78 su quelle aperte. Chiaramente è un flash nel momento in cui chiedo l'estratto, quindi arriva in running anche il floating. E infine, nella zona più in basso, mi dà il quadro statistico. Quindi le tre macro aree sono operazioni chiuse, operazioni in corso, area, diciamo così, statistica. Nell'area statistica mi dà dei riferimenti molto, ma molto basici, quindi non è una vera estrazione, quindi il report standard veramente al di là di servirci magari per darlo al nostro commercialista e fare la dichiarazione annuale dei redditi, non è che ci dia grandi informazioni. Infatti ci dice che su questa piattaforma sono stati depositati 10.849 euro, sono stati chiusi operazioni inutili per 428 e quindi sono diventati 11.200. C'è un floating di meno 78, eccetera, eccetera. Però tecnicamente parlando, informazioni tutt'altro che importanti per elaborare delle statistiche. Perché tiriamo fuori un estratto conto? O per una questione amministrativa contabile, oppure per tirare fuori delle info sulla qualità del nostro trading. Sicuramente il report standard non ci dà queste info. Quindi, ritornando alle slide, si seleziona salva come rapporto e non salva come rapporto dettagliato, viene archiviato nella vostra MT4 di default e sostanzialmente, come vi ho appena mostrato, vi dà dei riferimenti molto importanti sulle operazioni chiuse, su quelle aperte, su un molto ma molto basico riepilogo economico. Andiamo a vedere invece un rapporto che ritengo molto ma molto più interessante, che è il rapporto dettagliato. Ritorniamo sulla piattaforma. Per estrarlo ancora una volta prestabilita l'asse storico su cui vogliamo lavorare, quindi ad esempio, che so io, periodo personalizzato, l'ultima settimana, faccio un esempio, io posso andare a dire al computer, tasto destro, salva come rapporto dettagliato questa volta. Mi si va sempre a salvare nella root principale della piattaforma e mi va ancora una volta, eccolo qua, ad aprire una pagina sul mio browser internet. Quindi qui abbiamo il vecchio rapporto che finiva e terminava con dati numerici e basta. Qui abbiamo il nuovo. Il nuovo nella parte iniziale è esattamente identico, comporta e contiene tutti i dati amministrativi. Nella parte finale, fin qua è ancora identico perché mi sta portando, vi ricordate, le operazioni chiuse, il floating. Lì, diciamo, la novità viene subito dopo, perché con il rapporto dettagliato noi abbiamo, rispetto a prima, anche un disegno. Quindi il rapporto standard si fermava qui. Il rapporto dettagliato ci aggiunge questi dati, in buona sostanza. I dati che ci vado ad aggiungere, quindi tutta questa nuova area che nel rapporto standard non è dettagliata, sono direi delle sintesi abbastanza interessanti. Ci viene detto come si è evoluto il saldo del conto del periodo preso in considerazione, quindi vedete la cosiddetta equity line se sale o scende. Ci dice delle informazioni abbastanza approfondite sugli utili e le perdite realizzate, quindi il lordo degli utili e il lordo delle perdite. Il netto totale 760 guadagnato o perso, il profit factor che è un valore importante, ossia l'attesa di rendimento della vostra attività di trader, che in questo caso è buonissimo, troppo 3,69, vi dà il drawdown assoluto. Drawdown assoluto vuol dire il drawdown monetario, vuol dire che questo conto sta guadagnando in quella settimana 760 euro, ma perdendo un massimo di 99 su 10.000. Su 11.000 rotti di deposito è un drawdown davvero molto apprezzabile. Evidentemente è il flash di questa settimana. Ci dice anche qual è stato invece il drawdown massimo. Qual è la differenza tra assoluto e massimo? Il drawdown assoluto è il drawdown che ci fa andare sotto linea capitale. Quindi tecnicamente questa discesa che vedete post deposito. Invece il drawdown massimale è il peggior arretramento da un risultato raggiunto in termini assoluti e molto probabilmente è questa discesina qui. Sono due valori diversi, perché il drawdown assoluto indica una potenziale perdita per il trader. Il drawdown massimale indica magari un semplice ritracciamento da massimi precedenti, ma il trader è ancora, direi, abbondantemente inutile in questo caso. Ci sono poi statistiche interessanti sul numero delle operazioni totali, quindi qui si dice che in una settimana ho fatto 169 trades, quanti ne ho indovinati? Il 78%, quanti ne ho sbagliati? Il 21,89%,
ovviamente deve fare 100 quella somma, e anche poi dati, secondo me, davvero da monitorare con attenzione, ma ne parlerò fra un po', su quello che è il più grande trading guadagno, 68 euro, il peggiore in perdita, meno 12, la media degli utili 7,90, la media delle perdite 7,60. Quindi è abbastanza evidente, guardando ad esempio questo spaccato operativo, che la redditività di questo conto, quindi 760 euro, sono stati fatti non perché non sbaglia, non perché guadagna molto, perché l'equilibrio fra utili e perdite è elevatissimo in termini di media, ma perché ne indovina moltissime, ne ha indovinate il 78%. È lì che si è creato il delta a me favorevole. Poi ci sono altre informazioni più o meno interessanti, quindi il numero di operazioni vincenti consecutive, eccetera, eccetera. In ogni caso, rispetto al report standard, questo report avanzato ci dà sicuramente, devo dire, già basicamente una reportistica molto utile, perché alcuni fattori, non tanto l'equity line, quanto il profit factor, quanto il drawdown assoluto, quanto la media delle vincite e la media delle perdite. Cioè, un buon trader chiaramente dovrebbe cercare di fare in modo che A indovina tante operazioni, B quando guadagna e quando perde non è sbilanciato a sfavore delle perdite. Questi sono dei valori che in maniera basica la piattaforma già ci mette a disposizione, quindi li possiamo serenamente e tranquillamente consultare. Evidentemente anche gli riferimenti alternativi che ci dà sono importanti, tipo stai guadagnando perché hai fatto solo operazioni al rialzo o al ribasso, quindi perché hai catturato un certo periodo, o sei un operatore davvero bidirezionale. Ad esempio, vedete, qui dice che ho fatto nella settimana solo 5 operazioni al ribasso, ma le ho indovinate tutte, 100% di successo, ne ho fatte invece 164 al rialzo e ne ho indovinate il 77%. Quindi si potrebbe anche pensare che questa settimana, in effetti, potrebbe essere lo spaccato di una particolare efficacia di una divergenza, visto che questo conto lavora con le divergenze in meccanizzazione. Ogni trader poi saprà cosa desumere dai valori, diciamo così, alternativi, mentre sono inequivocabili i valori di profit factor, di drawdown e quant'altro. Lì non ci si può scherzare e diciamo che non è che si possa largheggiare. Quindi nel rapporto dettagliato abbiamo informazioni in più, viene salvato sempre sull'MT4, ma in più abbiamo le operazioni chiuse, quelle aperte, il riepilogo economico, il grafico dell'equity line e una sorta di performance report. Sono quindi qui a consigliarvi di fare sempre un double check-up del vostro conto, come ho fatto io adesso. Vi stampate ogni settimana il dettagliato weekly, quello che vedete adesso, quindi vi mostra cosa hai fatto nell'ultima settimana di trading e chiaramente alcuni riferimenti poi vengono messi, andremo a scriverli su un foglio Excel, come stiamo facendo nel gruppo Trading Plan Definitivo, per verificare eventuali scostamenti più o meno caratterizzanti. Quindi io ogni settimana a bocce ferme mi tiro fuori il weekly. Dopo che mi sono tirato il weekly, mi tiro fuori lo storico. Questa linea che vedete verso l'alto è un deposito, ovviamente, quindi non vi fate fuorviare, e vado a cercare quegli scostamenti per caso weekly e il caso totale che mi possono dare delle indicazioni su quelle che possono essere le aree su cui agire. Evidentemente questa è un equity che sale, che fa performance, ma se fosse discendente dovrei andare a vedere quali parametri evidentemente andare a tarare meglio nella mia operatività. Chiaro per tutti o ci sono domande che magari avete bisogno di farmi? Perché a questo punto la parte core MT4 tecnicamente è finita. È pur vero che per quanto il report sulla performance sia un report basicamente già molto interessante, esistono dei software esterni, uno io lo uso davvero da decenni, decenni sì, lo so che viene da ridere, ma sono 31 anni che faccio trading, lo uso davvero diciamo da molti anni, è più corretto così, se no sembro troppo vecchio, che permette appunto di caricare, sapete, ricordate probabilmente nella precedente lezione dell'MT4, che possiamo avere due tipi di password, quella operativa che non diamo a nessuno, né se non moglie e figli eventualmente, e poi c'è la seconda password che è una cosiddetta password investor di sola lettura. Grazie alla presenza di questa password di sola lettura, noi possiamo andare su dei siti esterni di statistica, caricare la nostra piattaforma senza che ci sia il rischio che qualcuno poi
vado a fare operazioni e tirarne fuori uno scenario statistico interessante. E quello che ho fatto con il conto che fa da base alla mia operatività sulle divergenze con il nuovo Expert Advisor, ed è quello che io ho caricato su un sito esterno, quindi non è Purple, è un sito della MyFX Book. Perché usare anche questi siti? Perché dal punto di vista squisitamente pratico, a me sembra che ci diano delle informazioni suppletive rispetto alla MetaTrader 4, che a mio parere possono risultare appunto molto importanti e molto interessanti. È pur vero, vi mostrerò anche che lo stesso broker in maniera suppletiva rispetto alla normale, come dire, piattaforma MT4 ha anche all'interno dello stesso, quando si diventa clienti, un motore di rilevazione statistica attraverso il quale possiamo appunto dare un'occhiata meglio a che cosa stiamo combinando. Vi spiego meglio di cosa sto parlando a breve, ma ad esempio questo è il mio conticino personale, eccolo qua, sono entrato nella mia area clienti di Purple. E qui ho l'evoluzione del bilancio del mio conto, se sto guadagnando, se sto perdendo, che operazioni ci ho aperto e via dicendo. Quindi tutte le operazioni chiuse, oltre lo statement MT4, quelle che sono ancora in entrata, quelle amministrative e via dicendo. Quindi io posso monitorare anche attraverso questa funzione più conti o la performance su un determinato conto. Ok, posso anche visionare delle strategie, ma di questo poi vi parlerà il buon Marco in un webinar apposito. Quello che volevo farvi vedere è che la stessa Purple, doverosamente, rispetto ad altre realtà che sono molto, come dire, stitiche nel fare statistica per i clienti, invece qui loro vi vanno a scrivere: hai versato questi soldi, stai guadagnando il 6%, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi direi che si espongono anche nel crearvi un minimo di reportistica finanziaria, per quanto non sarebbero tenuti barra dovuti. Se però cerchiamo qualcosa davvero di più che vada a darci delle indicazioni su dove stiamo andando, è evidente che nonostante lo statement approfondito dell'MT4, granché non tiriamo fuori. Questo motore di ricerca esterno invece va a elaborarci un mondo di statistiche, alcune delle quali magari poco utili, ma altre invece a mio parere davvero di grandissima qualità. Io nelle slide vi ho racchiuso semplicemente come dire, un check di quello che adesso vi faccio vedere in maniera più approfondita. Infatti ho iniziato a caricarvi delle immagini. Ma tecnicamente parlando, ci sono tante cose da guardare che preferisco, se rimanete concentrati, mostrarvele in diretta. Quindi vado tranquillamente sull'area web dove c'è appunto caricato il mio conto Purple Trading. Innanzitutto, a differenza di altri, in maniera molto trasparente, la piattaforma mi dice che questo è un conto reale di Purple Trading, con una leva 1 a 100 che lavora su MetaTrader 4. Mi dice che sono l'effettivo proprietario del conto perché ha flaggato come dire, il riconoscimento del sottoscritto attraverso un meccanismo come dire, di rilevazione dell'owner della piattaforma. Per quanto riguarda MyFX Book, si possono mettere solo le piattaforme MT4. È nato solo per il mondo MT4. Nella parte di sinistra, al di là adesso delle pubblicità e quant'altro, nella prima parte di sinistra ci sono dei dati statistici abbastanza standard. Ad esempio, è un po' simpatico che la MetaTrader ci tiri fuori, è un po' assurdo, ecco, era un eufemismo, ci tiri fuori l'equity e non ci dica qual è l'utile o la perdita percentuale. Cioè, hai fatto tutta sta roba, hai tutti i numeri a disposizione, tirami fuori il rendimento percentuale. Per assurdo non lo fa. E allora la prima cosa che mi piace vedere è se guadagno o se perdo e se sto facendo utili. Quindi dice che in base al capitale medio da quando ho iniziato a versare e a tradare guadagno il 5,87%. Mi dà altre chiaramente statistiche su quella che può essere la volatilità daily, monthly e il drawdown stesso. Mi dice se ho versato soldi, quanti ne ho versati, qual è stato il picco massimo di performance. E via dicendo, e anche a quanto tempo fa ha aggiornato queste statistiche, in questo caso vedete a 3 ore addietro. Altra cosa interessante, questo è semplicemente lo sviluppo del conto. La linea rossa è il famoso balance,
La linea gialla è l'equity, il controvalore, quindi la performance reale non è quella delle operazioni chiuse, ma è quella di quelle che tiene conto anche delle aperte. Quindi la mia performance reale è il 4,67%. Andando poi col sul mouse sull'area primaria, vedo anche in termini, se vogliamo, di lotti, quanti lotti ho fatto. Posso andare nella zona balance, vedo quant'era il saldo, quando poi ho versato, che cosa è successo, e in questo caso qui vedo ancora i lotti movimentati. Se non voglio vedere i lotti e voglio vedere ad esempio le variazioni percentuali, la scala va a modificarsi, quindi potete selezionare. C'è poi la dinamica di costruzione dei profitti, quindi ho costruito un po' di utili, poi sono andato sotto di 460 e poi ne ho guadagnati 760, come avete visto. Quindi un saldo netto di 368. E infine il dato importante, che però attenzione, questo è il drawdown assoluto, che è il drawdown della linea, in questo caso di questo conto, cioè quanto ho rischiato per produrre quello che ho prodotto. Non è un drawdown, fra virgolette, minusvalenza, perché come avete visto in termini di profit non sono andato così sotto, è un drawdown da un picco di rendimento che evidentemente era stato raggiunto e poi è stato, come dire, riassorbito almeno parzialmente. D'altra parte la passata settimana per le divergenze non è stata bellissima, questa invece è davvero straordinaria. Andando poi nella scheda successiva, quindi più in basso, vedo come si è costruita questa performance. Quindi oggi sto facendo lo 0,35%, questa settimana ho fatto il 6,66%, questo mese, o meglio dall'inizio, il più 5,87%. Quindi io vedo l'evoluzione della performance giorno per giorno, ma non solo. Vedo che oggi ho fatto il 100% delle operazioni vincenti, bella, su 11 trade, ho movimentato un lotto e mezzo. Rispetto a ieri ho delle variazioni, quindi mi viene indicato rispetto a ieri che ieri avevo fatto 3 lotti e mezzo, avevo fatto il 47 operazioni, avevo indovinato il 21, quindi ieri era andato meno bene, se vogliamo. Poi mi dice questa settimana che sto indovinando l'84% dei trade, che sto guadagnando 700 euro, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono anche la possibilità di personalizzare dei campi obiettivo, quindi potete dire al computer di rilevare. Ad esempio, gli posso dire che io voglio avere un profit settimanale di almeno 1.000 euro. Ok? E il computer mi andrà a dire che sono al 10% di questo target in base a quello che sto già realizzando. Questo perché gliel'ho messo come target giornaliero. Se andavo a dare questo obiettivo di profit di 1.000 euro sul settimanale, come vedete, avendone fatti già 700 e rotti, mi dice che sono al 76% del rendimento. Posso mettere diversi obiettivi, posso lavorare non necessariamente sul profit, ma posso guardare altri valori, ma questo poi lascia a voi la personalizzazione. Nell'area browser poi c'è una funzione simpaticissima, io sono un noto battitore libero sull'euro-dollaro, questo è il grafico dell'euro-dollaro in H1 che riporta tutti gli eseguiti che la piattaforma ha registrato. Non ci si capisce niente perché chiaramente tutte queste icone vanno a sovrapporsi. Ma io potrei dire di vedere solo le operazioni chiuse o solo le operazioni aperte, questo per capire dove vado a posizionare i miei trade, ovviamente su uno studio un po' più serio che può anche vedermi cambiare time frame. Si vede però che c'è un'attività e una presenza sull'euro-dollaro abbastanza intensa. Quindi ritornando al periods, c'è poi la zona delle statistiche avanzate, questa è quella che mi piace di più. Allora, in primis, vi ricordate il report? Diciamo non standard ma completo dell'MT4 ci dava già un bel numero di dati. Qui ci vengono dati sostanzialmente in questa area gli stessi. Vengono poi aggiunti dei parametri di misurazione finanziaria del rischio e del rendimento, fra i quali ovviamente il profit factor ed altri come lo Sharpe ratio e via dicendo, che rappresentano anche dei riferimenti interessanti per chi voglia monitorare la propria operatività. La cosa bella è che la piattaforma, andandoci su con il mouse, vi spiega anche di che cosa stiamo parlando. Prescindendo da questo, in questa zona qui si evidenzia chiaramente i valori che possono portare a rendere questo trading sostenibile o meno. Vado ancora nel summary, molto bello, a me questo piace molto, e divido per titolo, per simbolo, quindi mi vengono fatte le statistiche per simbolo. Ad esempio vedo che in queste 2 settimane di lavoro, perché il conto è nato quando ho fatto nascere l'Academy,
Io ho lavorato su dollaro australiano, euro dollaro, scusatemi, euro sterlina, euro dollaro, dollaro CAD e dollaro yen. I grafici su cui ho tradato di più, numericamente parlando, sono dollaro australiano ed euro dollaro. Il grafico che mi ha reso di più, 338 euro, è l'euro dollaro. Quello su cui ho perso di più, 128, è l'australiano. E via dicendo. Quindi io dopo un po', dopo che ho fatto un certo ciclo di lavori, se vedo che sull'australiano dopo 3 settimane continua ad operare a non guadagnare, mi pongo il dubbio di avere dei setup sbagliati e posso decidere, ad esempio, di non lavorarci più. Difficilmente questo tipo di statistica è facile desumerla, come penso sia palese, dall'osservazione di una tonnellata e mezzo di eseguiti come questi, vacci a capire perché guadagno o perché perdo. Quindi questo approfondimento analitico è davvero doveroso da parte di qualunque trader. Se poi vado nella zona grafica euro-dollaro, la piattaforma mi rappresenta anche la produzione giorno per giorno di utili e perdite, eccetera, eccetera. Quindi tanti, fra virgolette, alcune cose sono sicuramente dei giochini più utili agli occhi che altro, altre cose sono assolutamente non utili ma fondamentali. C'è poi la distribuzione per fasce orarie dei miei risultati, verdi vincenti, purple perdenti, quindi mi dice ad esempio che guadagno molto bene alle 9 di mattina e performo molto male alle 23, ammesso che questo possa avere una logica statistica. C'è la distribuzione degli utili per giornate, il Friday lo vedete perdente perché io il venerdì chiudo comunque tutte le operazioni. Quindi se è vero che durante la settimana la chiusura delle operazioni è come dire, figlia di scelte obiettive e oggettive di investimento, io il venerdì alle 22 chiudo tutto e dormo tranquillo nel weekend. Quindi evidentemente forzando alcune chiusure vado anche a chiudere in perdita operazioni che magari se avessi tenuto aperto nel weekend giustamente sarebbero state positive. Però preferisco così. E lo so e lo vedo. Cioè dire preferisco così ed immaginarlo è diverso da vedere che questo sta succedendo. Perché io so che questa scelta di chiudere il venerdì mi porta a un accumulo di mini minusvalenze che comunque rispetto agli altri giorni in cui sono davvero, guardate, il lunedì guadagno nell'84% delle operazioni, ad oggi, il martedì nel 69%, il mercoledì nel 19%, il giovedì nel 76%, il venerdì solo il 44%. Perché? Non può esserci una spiegazione teorica, io lo so perché, perché il venerdì alle 21, o meglio alle 19, chiudo tutto e arrivederci, grazie. Quindi chiudo sicuramente, visto che le divergenze hanno un'elevata probabilità di successo, come vedete anche dai risultati realizzati, vado probabilmente a chiudere anche operazioni potenzialmente vincenti, senza fargli fare il loro cammino. C'è la possibilità in questo caso anche di vedere statistiche diverse, quindi winners contro vincenti contro perdenti. Operazioni long o operazioni contro short, ci sono chiaramente la possibilità di divertirsi in maniera abbastanza ampia, ma io ritengo sempre che il primo dato sia quello più efficace. C'è poi il rischio di fallenza del conto. Questa è simpatica come tabellina perché vi dirà quante operazioni ci vogliono per abbattere il conto di una N percentuale. Se un conto è gestito bene, quindi soprattutto se ha un profit factor positivo, vi dà delle risposte. Vi dice ad esempio che per rischiare di perdere il 100% del conto dovrei fare 1585 operazioni positive e negative perdenti. Quindi per azzerare questo conto devo sbagliare consecutivamente 1585 operazioni. Per portarlo almeno 90 ne devo sbagliare consecutive 1426 e via dicendo. Molto più semplice rischiare di perdere il 10%, mi basta inanellare una serie sbagliata di 158 operazioni, tutt'altro che facile. Quindi direi che il fatto stesso che vedete nella probability of loss ci dica sempre inferiore a 0,01, quota il conto come un conto molto sostenibile e stabile. C'è poi la duration in cui il computer ci rappresenta graficamente dove quanto tempo durano le operazioni. Ce lo dice in verità già a livello generale qui. E dice infatti che la lunghezza media dei miei trade è di 11 ore e 11 ore 2 minuti. Ce lo poi rappresenta anche graficamente. Quindi c'è una bella concentrazione di operazioni che durano fra le 4 e le 7 ore. La media, avete visto, è 11 e rotti. Perché? Perché sono state operazioni che sono durate 2 giorni, chissà che cos'era.
E con questo, questa è la parte, diciamo, ancora statistica. Poi, se volete, guardate gli open order e la storia di tutte le operazioni. Interessante anche questa graficizzata, quindi vi fa vedere dove siete entrati e usciti. E infine, questo conto, ripeto, è nato in coincidenza con l'Academy, vi dice su cosa sto operando. Questo è il mio, quindi vi dice il mio. Vi dirà su cosa state operando, quindi qual è l'asset su cui avete fatto più operazioni. Inteso più operazioni come trades, ovviamente, quelli che vi stanno dando rendimento in termini di ratio e anche il tempo di permanenza medio. Quindi si vede, ad esempio, che sul dollaro australiano c'è stata una permanenza più lunga del solito, lo stesso sul dollaro yen, il che sul dollaro yen è spiegabile perché in effetti è un tipo di valuta abbastanza lenta. Quindi attraverso MyFX Book, e ce ne sono anche altre, ottenete tante informazioni aggiuntive che io ritengo doverose da estrarre per un trader. Anche su questa piattaforma potete poi chiedere dei periodi di tempo personalizzati. Con questo, per quanto mi riguarda, è tutto anche per oggi, 17:45. Finalmente, direi, abbiamo completato la parte basic relativa alla MetaTrader Academy e quindi sono qui ad aspettare le vostre domande. La prossima lezione, finalmente ci vedrà approcciare il mondo dell'analisi tecnica grafica, parleremo dei fondamentali dell'analisi tecnica, quindi della teoria di Dow che io adoro. Ho fatto coaching per 3 giorni ed è finito ieri e credo di aver illuminato delle persone su una teoria apparentemente vetusta e inutile, ma che invece ci troviamo di fronte agli occhi, in faccia, ogni volta che osserviamo un grafico. Spero di trasferirvi lo stesso impatto. Questo è il riferimento contatto di Marco. Il support desk italiano è a vostra disposizione. Con questo, per quanto mi riguarda, è tutto. Non vedo arrivare quesiti particolari. Vi do appuntamento appunto alla prossima, venerdì alle ore 17. Ecco, arriva una domanda ora. Scusatemi, Antonio. Ok, non è pertinente. Bene, grazie ancora a tutti. Buona serata e ricordatevi, quando poi iniziamo ad andare a fare sul serio, dovrete essere clienti registrati. Quindi, per favore, prendetevi i riferimenti di Marco e iniziate a ragionarci da adesso, non all'ultimo minuto. Grazie ancora.